oggi vi voglio dare un buongiorno super super colorato, spero. Non lo so, perché allora voglio provare insieme a voi questi nuovi prodotti che mi sono appena arrivati dall'Australia. Ci hanno messo veramente poco, perché io li ho ordinati tipo il 10 e sono arrivati ieri, che era il 27, quindi velocissimi. E sto parlando di queste polveri praticamente super super naturali, perché non sono altro che i prodotti, quindi che ne so, tipo la spirulina, quindi un'alga, o piuttosto che frutta, essiccati, polverizzati al 100%, quindi senza aggiunta di nient'altro, che però servono a colorare qualunque cosa, cioè tipo lo yogurt, oppure che ne so, uno smoothie, quindi la banana congelata frullata, il latte, una crema, qualunque cosa. Io praticamente ho conosciuto questi prodotti spulciando un po' su Instagram, perché ultimamente mi è presa la passione degli smoothie che faccio con la banana frullata, e vedevo quindi un sacco di foto su Instagram di gente sparsa per il mondo che postava ste foto di sti smoothie super super colorati, ma proprio dei bei colori accesi, e io lì per lì ho pensato fossero foto un po' ritoccate. Poi, guardando meglio la descrizione delle foto, le cose, insomma, ho scoperto queste polveri, che sembrano quindi essere quelle che danno questi colori super brillanti. Quindi io oggi le voglio provare insieme a voi, così vediamo un attimo anche, che ne so, l'odore, il sapore, se modificano appunto il sapore delle cose, con un semplice yogurt bianco normale. E quindi voglio vedere se innanzitutto gli danno appunto il colore, perché se veramente danno quel colore che vedo sulle foto, allora io, cioè, farò smoothie tutti i giorni. Allora, intanto adesso ve le faccio vedere un po' più da vicino. Dunque, innanzitutto vi dico come si chiamano, e praticamente la marca è questa, Unicorn Superfoods. E se vi cercate anche su Instagram vedrete insomma un sacco di foto veramente invitanti, e hanno un po' di cose sul loro sito. Oltre alle polverine, hanno anche delle formine carine. Io infatti ho voluto prendere la formina questa a forma di unicorno, ovviamente, per tagliarci la frutta. Ho pensato che ora che arriva l'estate, tipo, anche il cocomero, cioè, sarebbe veramente molto molto carino da aggiungere agli smoothie. Ma a parte insomma queste cose inutili che piacciono solo a me, allora io ho preso questi quattro, diciamo, gusti. Mi sembra che sono gli unici disponibili. Ho preso le bacche di goji, queste qui scure, quindi nere, la barbabietola, la spirulina blu, e su questa nutro veramente molte molte speranze, e anche questa qui, la pitaia rosa. Ogni confezione è carina perché innanzitutto su ognuna c'è scritto Boost your smoothies, lattes, baked treats and more, e ci dice che sono appunto bio, che sono vegane e che sono senza glutine e che sono dairy free. Ora mi sfugge che cosa significa, magari poi cerco sulla traduzione e ve lo scrivo qui da qualche parte. Sono comunque confezioni da 50 questa spirulina, e il resto tutte 70 grammi. La cosa carina è che dietro però ogni confezione è diversa, e adesso vi faccio vedere. Perché, allora, qui c'è scritto Add me into your smoothies, treats, baked goods, lattes and whatever your creative mind can think of. E di ogni sostanza, diciamo, che c'è, ci dicono quali sono i benefici. Cioè, tipo qui, benefici della spirulina blu, della polvere, che ha molti contenuti nutrienti, che aiuta il sistema immunitario, dà l'energia, comunque la spinta al nostro metabolismo, e anche migliora la digestione. Per quanto invece per esempio riguarda
non mi viene mai, la barbabietola ci dice che aiuta le cellule staminali, favorisce anche la pressione bassa del sangue, è un antiossidante, quindi riduce i segni dell'invecchiamento ed è ricca di fibre e di sostanze nutrienti. E negli ingredienti ognuno infatti c'è scritto che è 100% la sostanza che appunto che contiene. Qui ci sono, vabbè, tutti i vari valori nutritivi, mentre per quanto riguarda le bacche di goji ci dice che hanno capacità antiossidanti, che hanno molte sostanze nutritive più delle altre, perché quest'altro, ad esempio, tipo hanno una carotina come sostanza nutritiva, questa le bacche di goji ce l'hanno addirittura 3, infatti strong, profilo strong e nutritivo, ci allevia lo stress e ci migliora la vista, ma credo che sia un po' come i mirtilli, insomma, che è un fattore comunque temporaneo. Mentre per quanto riguarda la pitaia, questa qui rosa, è ricca di fibre antiossidanti, quindi migliora la flora batterica dell'intestino e favorisce anche un miglioramento dei capelli e della pelle. E quindi niente, io sono super curiosa, e c'hanno anche la scadenza, che tipo questa scade nel gennaio del 2020, quest'altra nel 2019. Quindi direi di iniziare. Allora, io direi di organizzarci così. Ho preso praticamente 4 bicchieri con un pochino di yogurt bianco ciascuno, e quindi in ognuno andremo ad aggiungere un pochino di questa polvere e vediamo se magicamente cambia il suo colore. Allora, io ho preso anche i relativi cucchiaini abbastanza colorati, così per fare più il video carino. Io inizierei dalla spirulina blu, che mi incuriosisce tantissimo. Allora, loro qui ci dicono che ci raccomandano una quantità di mezzo o al massimo un cucchiaio di spirulina, ma comunque in base comunque a quello che uno vuole. Allora, apriamo, perché io sono super curiosa, ma veramente tantissimo. Allora, hanno questa chiusura così ermetica. Allora, sì, dentro c'è praticamente la sua poi bustina, di nuovo super sigillata. E vediamo, io già so che farò il macello, perché ste polverine mi cadranno, io non lo so, perché non mi organizzo mai bene. Allora, cioè, guardate il colore, io spero si veda, cioè altro che coloranti artificiali. Quindi io direi di prendere il nostro, mi sono già sporcata, il nostro bel cucchiaino azzurro e aggiungiamo, io direi, una puntina così. Ho tanta paura che mi si rovesci tutto, al nostro yogurt, e vediamo, casomai ce la mettiamo un pochino di più, ma sì, abbondiamo. Ah, non ho sentito l'odore? Ok, allora l'odore è un po', diciamo, quello da un pochino più leggero rispetto alla spirulina, quella lì normale, verde, ma comunque l'odore è l'odore un po' di alga, che hanno un po' tutte le alghe. Cioè, io vorrei farvi vedere lo spettacolo, cioè le foto su Instagram non sono affatto, anzi ci andrebbe anche un pochino di meno secondo me, perché veramente il colore è intensissimo, non sono modificate, cioè è veramente fantastica. Adesso vediamo il sapore, considerando che io l'ho aggiunta ad un semplicissimo yogurt bianco. Allora, il sapore non lo va a modificare, e questo comunque è un bene, quindi no, come sapore non cambia nulla. Però volete mangiare uno yogurt bianco triste, e questo così colorato,
Non ho parole. Io direi subito di provare anche gli altri. Allora, proviamo le bacche di goji, queste nere. A sto punto sono super super gasata, veramente tantissimo. Allora, vediamo, apriamo. Allora, questo ha un colore un po' violetto, porpora direi, quindi questo cucchiaino ci sta bene. E aggiungiamola, io direi tipo così, e vediamo che succede. Magia, magia, l'odore non vi ho detto, vediamo, sentiamo. Non sa di nulla, e anche meglio, perché la spirulina veramente ha un odore un po' fastidioso, ma lo sapevo. Allora, questo dà veramente il colore tipo fragola, né più né meno. Una fragola però molto intensa, poi comunque vabbè, magari ce l'ho messa anche un po' meno rispetto alla spirulina di prima, però anche questo dà un colore molto invitante. Poi ho visto, no, molte foto, infatti voglio provare a fare questo esperimento, tipo di creare con la base bianca, mischiando più colori, tipo effetto galassia, e quella cosa mi attira tantissimo. Adesso assaggiamo. Può darsi che questa invece un po' di sapore ce l'abbia. No, anche questa non modifica. Un pochino! Lo yogurt comunque è un pochino meno aspro, però vabbè, non aggiunge un gran sapore, però rispetto alla spirulina attenua l'acidità dello yogurt. Bellissimo anche questo. Proviamo la barbabietola. Anche su questa nutro molte speranze. Cioè di riuscire comunque ad avere appunto questi effetti bellissimi negli smoothie, che veramente gli smoothie sono qualcosa di fantastico, perché sostituiscono un gelato praticamente, no? L'idea di un gelato, e però sono tutti completamente naturali, perché è solo frutta. Allora, questa è un po' complicata, oh, era tutta un po' messa storta. Vediamo questa. Vabbè, questa dovrebbe essere molto più intensa rispetto a quella di prima. Vediamo. Allora, questa è così rossa. Ovviamente io prendo il cucchiaino arancione. Questa però è un pochino tipo indurita, no? Non so. Non è tanto polverizzata. Questa dovrò... Questa è un po' strana, comunque forse la devo un pochino con il sacchettino polverizzare. Comunque prendiamola un po'. Questa non è proprio tutta polverizzata, chissà che cosa è successo. Vabbè, un po' di polvere riusciamo a prenderla, poi dopo casomai, ecco, mi sistemo. Allora, mettiamone un po'. E la vorrei mettere però un pochino di più, se riesco a prendere. Questa è a blocchi. Adesso provo a schiacciare la confezione e a polverizzarla un po'. Io ho tanta paura che mi cade tutto. Ok, a posto. Questa sa di orto. Sa di orto. Di prodotti di orto, sì, di verdura, ma gli odori comunque non sono forti assolutamente. Allora, questa è simile a quella di prima, però è molto più fragolosa. Questa è più a mirtillo, io direi, più insomma, sì. Questa invece è più aranciata, insomma, più sì, a fragola. Quell'altra no, era più su viola. La pitaia, questa invece è più sull'arancio.
assaggiamo. Comunque anche questa, un colore fantastico. A parte questi pezzettini di barbabietola che non si sono polverizzati, allora questa va veramente ad annullare l'acidità dello yogurt. Non ha un sapore particolare, però lo yogurt acido non si sente più, quindi finora, diciamo, la spirulina proprio non fa nessun effetto sul sapore. La pitaia un pochino, ma la barbabietola lo elimina completamente. La pitaia, le bacche di goji. La pitaia ancora non l'abbiamo provata. Non ha sapore, però lo yogurt non si sente più. Finora, quindi, questa qui della barbabietola è quella che mi è piaciuta di più, perché ha eliminato completamente l'acidità dello yogurt. Da ultimo, questa, che dovrebbe essere, diciamo, il rosa forte opposto, ma identico, diciamo, come intensità a quello della spirulina. Cioè, a me questa spirulina blu veramente mi ha sconvolto. Ah, io già vedo un colore bellissimo. Non vedo. Oh, qui la barbabietola la devo polverizzare. Guardate questo. Cioè, io spero che in videocamera renda e sia veramente come è dal vivo. Vediamo l'odore. Nulla. Ma questa è bellissima. Ha dei piccoli granellini anche bianchi. Vediamo, aggiungo così. Aspetta che invece ho un pezzettino di plastica sul cucchiaino. Ok, vado. Sì, forse ce l'ho messa anche pochina, mi regolo. Vediamo. No, questa pitaia mi sta deludendo, perché non vedo il rosa che vedevo. Allora, diciamo che è comunque un rosa, forse perché ce l'ho messa anche poca, un rosa bellissimo. Cioè, guardate il rosa, cioè sono veramente dei rosa diversi. Allora, questo è violetto, quello della goji, questo della barbabietola è più rosato, aranciato, fragoloso, ma questo sembra davvero rosa. Rosa finto, il rosa proprio bubble, cioè proprio quei rosa finti, no? Che si vedono sui prodotti che sappiamo benissimo essere schifezze. Questo invece è un rosa che sappiamo non essere affatto una schifezza, ma guardate che lavoro, è bellissimo. No, questa non attenua, sì, come le goji, attenua l'acidità dello yogurt, però un po' di acidità si sente sempre. Però, cioè, è bellissima. Fantastico. Allora, io sono super super contenta, perché queste cose hanno davvero anzi quasi superato le mie aspettative, perché non mi aspettavo che venissero fuori questi colori. Credevo veramente che le foto fossero comunque un po' modificate, ma in realtà è così. Io dico, se siete anche voi, insomma, un po' amanti degli esperimenti in cucina, vi piace cucinare, vi piace fare anche dolcetti, no? Un po' creativi, secondo me dovete provare queste cose, perché aggiungeranno veramente un tocco bellissimo, originale, di colore ai vostri dolcetti. Io spero che il mio video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto conoscere qualcosa che magari non conoscevate, e vi aspetto quindi su Instagram, dove posterò senz'altro mille foto di mille smoothie che farò. Oggi devo andare a fare spesa perché non ho più nulla in casa,
Quindi vi aspetto su Instagram, così condividiamo le nostre foto. Su tutti gli altri social mi trovate sotto, nei link sotto, trovate tutti i social. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!